Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi il mio primo unboxing e mi è arrivata la mia nuova sedia. La sedia da gaming, perché diciamo se devo fare lo youtuber serio non posso non averci una sedia da gaming. E sai, sono, vedi, my racing chair, quelle sedie a forma di tipo cobra che a me piacciono un sacco. E poi sono comode per il gaming. Allora, vediamo. Proviamo, partiamo con l'apertura. Pesa un sacco, ragazzi. Cioè, un sacco troppo. Andiamo ad aprire con cura il nostro pacco. Ok. Vediamo. Oh. Lo tiro fuori. Con voi. Ho spaccato tutto qua. Ok. Ho rotto qualcosa. Allora, vediamo cosa c'è nel pacco. Vediamo. Allora, bracciolo numero 1. Wow. Spray imbottito. Ok. Controlliamo se ci sono tutti i pezzi. Bracciolo numero 2. Una scatolina. Vediamo. Contenente. Questo c'è il sistema, sì. Il sistema di pressione su e giù della sedia e alcune viti. Poi vediamo ancora un pezzo di cartone. Ok, eccola, iniziamo a vederla. Allora, questa è la base della nostra sedia penta a stella, le rotelline molto carine, la basetta su cui poggerò la sedia con tanto di leva motrice, potete ammirare. Poi schienale. Oddio, sta cadendo tutto. Questo è lo schienale. Wow, veramente veri figo, come direi nel mio stile. Qua è bucato per poterci mettere un cuscino, per esempio. E questo è lo schienale. E poi, infine, ma non infine, abbiamo la seduta della nostra sedia. Ok, ragazzi, ora procederò al montaggio. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, procediamo al montaggio, prendiamo le nostre magiche istruzioni, che sono solo un foglio, per fortuna. E sono abbastanza tipo troppo semplici. Vediamo, la prima cosa da fare è prendere il pezzo questo e il pezzo questo e depreservatizzare questo. Preservatizzare, va bene. Questo l'ho messo così all'incirca, credo. Ok. Vabbè, l'ho messo così e messo qua. Ah, va solo appoggiato, fichissimo. Wow, very wow.
sto sudando. Ragazzi, sto sudando proprio, gocciolando, ma ce l'ho fatta. Attacca sto cazzo di maniche, sto cazzo di braccioli. Stringiamo bene pure qua. Ok, ora rimane l'ultimo passo, che cambierò l'inquadratura. È giunto il momento decisivo. Emozionatissimo. Il momento di mettere la sedia dentro al perno. Ok. Wow, funziona. Raga, la stabilità non so come sia. Questa non è una sedia, è un trono. Allora, ragazzi, non so come mi vedete. Allora, sto sudando come un matto, quindi prima di editare questo video mi vado a fare la doccia. E questa è la mia nuova sedia, che infatti agli altri youtuber sembra più grande dietro, ma io sono veramente grosso. Io sono alto quasi 1,90 m, quindi fate voi. E niente, raga, vi dico, comodissimo. Se volete, vi lascio il link in descrizione, ma solo se volete. Spolliciate in su questo video se vi è piaciuto. Spolliciate in su perché mi sono spolmonato a montare sta sedia. Pensavo fosse una cosa molto più facile. Cioè, in realtà è estremamente facile. Solo facendolo con la felpa e seduto per fare il video è stato complicato. Quindi, raga, buongiorno a tutti. Sempre forti, qua è sempre il vostro Gianmarco, sempre più magro e snello. E scusate, ma oggi mi sono fatto la barba e pare un bimbo di 6 anni e mezzo. Ma la vita è anche questo, no? C'è anche l'errore di tagliarsi la barba. Regà, dai, ci becchiamo al prossimo video e vi voglio bene a tutti, un bacio.